Benvenuti a Camelot. Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Alle 12:12 minuti diamo il benvenuto a Manuel De Sica. Buongiorno, ciao Manuel. Ciao Francesco. Allora, parliamo della tua ultima fatica letteraria, Di figlio in padre, per Bompiani. Sì. E ti domando subito, perché, cosa ti ha spinto, che bisogno avevi di raccontare una storia e tanti brani della tua vita con tuo papà? Guarda, il bisogno era proprio effettivo, perché mentre quando ho scritto dei racconti in passato c'era una necessità letteraria di esprimersi, qui più che letterariamente c'era la necessità psicoterapeutica di condurre una specie di diario segreto, che poi, vedi, segreto non è più stato dopo tanti anni. Però mi è servito scrivere una pagina al giorno, perché le riserve mie erano tante. Primo, a chi può importare una biografia personale? Mm-hmm. Secondo, come faccio a fare i nomi? Allora, pure quello è un problema. Era un problema, ma se non fai i nomi non, esatto, non serve a niente. Non ha senso, infatti. Appunto, allora alla fine ho scavalcato tutti questi ostacoli, ho scritto lo stesso, e dopo ben 4 anni di gestazione, perché io ci metto un po' 4 anni ogni libro che scrivo, finalmente adesso ha trovato la luce, perché Elisabetta Sgarbi ha letto il manoscritto e mi ha detto se poteva pubblicarlo. Uh-huh. E io gli ho detto va bene, perché no, voglio dire, mi sembra che sia importante questo libro, non tanto per quello che posso dire io importante su di me, ma per quello che rappresenta nei confronti di mio padre, un ulteriore compendio divulgativo, diciamo così, culturale, divulgativo. Mm-hmm. Su quello che è stato l'artista totale, che era mio padre, e soprattutto su quei 20 anni che ho trascorso restaurando i suoi film, e per ogni film poi ho scritto un intervento esegetico proprio della genesi di quel film. Mm-hmm. e di alcuni della retroscena, e quindi ho voluto mescolare biografia a aneddotica e a saggistica. Ecco, tu avevi un rapporto molto intenso con tuo papà. Scrivi, molto, negli ultimi 6 anni si è creato questo idilio. Andavate al cinema quasi tutte le sere, sì. Sentivate musica insieme. Tutta, insomma, era un bel rapporto. Bel rapporto, anche perché appunto è stato il lavoro in comune che ci ha portato a questo. Perché prima lui al cinema non ci voleva mai andare, perché detestava andare al cinematografo. Mia madre pensa che dopo la sua morte si è rivista tutti i finali dei film che non gli ha fatto finire di vedere. Ma dimmi. Pensa tu, hai capito? Oh. Quindi poi voglio dire, io sono riuscito poi a fargli ascoltare molta musica che non conosceva. Sono riuscito a portarlo con me ai concerti la domenica, facendogli tradire la partita di calcio in televisione. Insomma, c'è stato un cambiamento radicale in lui. Per chi faceva il tifo De Sica? Per 2 squadre, la Roma da una parte e il Napoli dall'altra. Uh-huh. Ecco, poi nel libro mi ha colpito quel dettaglio della voce. Sì. Tu dici, papà aveva un tono di voce che sarebbe riuscito a fermare un aereo. Sì. E mio, quando si arrabbiava, era... Se faceva uno strillo lui, fermava un tassì a distanza di 100 metri. Quindi ti figuri, non c'era bisogno del megafono. Ecco. Quindi aveva una voce potentissima che io temevo moltissimo. La temevo più di eventuali percosse. Ah, ma addirittura? Sì, pensa, lui non menava mai un bambino, poi mai l'avrebbe picchiato, uh-huh, ma nemmeno sfiorato. Però se mi facevano lo strillo, mi inceneriva. Ecco, e tuo papà come viveva gli attimi, i giorni precedenti all'uscita di un film? Seguiva gli incassi o no, non gliene fregava niente? No, lui gli incassi, sai, lui era molto preso emotivamente dall'esito di un film artisticamente. Uh-huh. E era stato soprannominato dai suoi colleghi opera prima. ti figuri, no? Quindi pensa che razza di apprensione che aveva ogni volta che faceva un film, era come se fosse il primo. Poi sempre scorrendo le pagine del libro,
È esilarante quel brano che racconti sul set della Bella Mugnaia. Che quando... poi è proprio l'inizio, è la prima, esatto, pagina. Che sì. Avevi 6 anni. Sei sette, anni, sì. In cui, ecco, ci racconti quella... quella è stata proprio la mia... è lo svelare la finzione. Io non sapevo cosa fosse la finzione, ero un bambino e tutto mi andava bene, tutto era vero per me, era autentico. Entrare in il buio di un teatro di posa, vedere il proprio padre percosso da 4 figuranti con dei bastoni di gomma, ma questo io non lo sapevo, mi ha fatto gridare come un gallinaccio. E poi ho capito, tutti mi sorridevano, che tutto era tutto finto. Quindi il trauma di scoprire violentemente che la finzione può fare anche più paura della realtà. Ecco, come avete vissuto tu e Christian, parlo con te quindi lo chiedo a te, questa vicenda familiare, un papà che di fatto aveva 2 famiglie? Ma questa è una cosa che ormai è diventata trita, perché effettivamente lui per quei tempi aveva commesso qualcosa di abbastanza temerario, per cui rischiava, avendo ferito la prima moglie a morte nel fatto di essersi messo con mia madre, sì, rischiava una denuncia per adulterio, concubinaggio, bigamia soprattutto. Però poi non aveva ancora sposato mia madre, ha tentato di sposarla in maniera illegittima parecchie volte, poi alla fine si è fatto francese e molto tardi se l'è sposata in Francia. Ecco, però voglio dire, questa cosa, poi questa scomodità poi di spostarsi da una casa all'altra, era proprio dovuta a lui, alla sua nevrosi di non saper conciliare 2 famiglie in una. Certo. Ma questo fa parte della persona, fa parte del suo... un uomo inizio secolo, inizio scorso secolo, quindi nel 1901, quindi voglio dire, così come non sapeva conciliare, perdonarsi questo fatto di aver messo al mondo altri figli e avere 2 famiglie, tutto vale tutto. Cioè, lui quando Amy cominciava a trascorrere delle notti fuori casa, veniva a casa nostra a dire: non ci sono più vergini. Amy c'aveva già 30 anni, capito? Per cui è tutto torna. Quando uscì La dolce vita, lui disse, sentenziò moralisticamente: siamo entrati nell'era dei tenutari da casino. Pensate. Hai capito? Com'era, ecco, quando lavoravate insieme, come sottofondo abbiamo scelto la colonna sonora del Giardino dei Finzi Contini, che a te valsa la nomination all'Oscar. E, ecco, sul lavoro, come riuscivate a conciliare il fatto di essere padre e figlio con attività professionale? Guarda, lui aveva una grande stima di me come compositore. Ce l'aveva da quando ero orecchiante e gli facevo sentire con la chitarra delle canzoni. A dopo, quando ho imparato i suoni, la musica, a scriverla, allora aveva una gran fiducia e quindi mi reputava un genio vivente, e quindi la cosa era molto facile. Poi questa cosa si è contagiata, perché anche Roberto Rossellini di conseguenza mi chiamò a fare un paio dei suoi film didattici per la televisione, Cosimo De Medici, non Battista Alberti. Poi andò a finire tutto a Chabrol, che mi chiamò per un film in Francia. Poi da questo a tutti gli altri, Comencini, Risi, Lizzani, Monicelli, voglio dire, me li sono fatti tutti. Sì, ecco, devo dire, tu ti sei fatto, come hai detto, grandi maestri. Sì. Come lavori oggi nel cinema di oggi con un sistema di produzione come quello che vige in questo momento, con i produttori di oggi che non sono quelli di ieri? Si lavora come si può, voglio dire, oggi i soldi sono diventati pochi, oggi specialmente più di ieri la musica, che è sempre stata un appalto, cioè nessuno mai ha voluto pagare una lira per la musica, parlo produttivamente, sì, e quindi c'era sempre questo editore, appaltatore, che poi si doveva rifare sui suoi diritti della SIAE, di editore. Certo. Ecco, le cose vanno sempre peggio, perché nessuno vuole cacciare più un soldo, e tutti noi, dico noi per dire quelli sopravvissuti di una certa generazione,
ma anche quelli odierni, ancora meglio, quelli odierni, i ragazzini di oggi scrivono, un'altra volta devono pagare per scrivere la musica. E quindi va male, va male, va male, non va bene per niente. Ti devo dire che io punto molto in questo momento, io ho un figlio di 31 anni, diplomato a centro sperimentale e laureato in filosofia, che vuol fare il regista, è regista. Ecco, io punto molto su quella generazione lì, sugli ultimissimi proprio che escono fuori, i giovanissimi, perché credo che se ci sarà un ricambio vero, probabilmente accadrà grazie a queste persone, perché ci vuole sempre un salto, o più di un salto generazionale. È vero, sì. Allora, mio figlio, in quanto nipote di Vittorio De Sica, potrà forse finalmente, no? Certo. Aggiungere qualche cosa, ereditare qualcosa dal nonno e ridare qualcosa di suo. Grazie Manuel. Ricordiamo il tuo libro Di figlio in padre, sì. Dove racconti, è un omaggio, devo dire, un omaggio appassionato al tuo grande papà, e lo consiglio come lettura, perché è qualcosa che rimane dentro anche per capire un certo contesto e certi grandi personaggi. Domani si presenta alla Casa del Cinema, se non mi sbaglio. No, mercoledì 17. Perfetto. Alle 18:30 alla Casa del Cinema. Benissimo. Va bene. Grazie Manuel, a presto. Grazie. Ciao. Manuel De Sica. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Benvenuti a Camelot.